nel sentire comune, nonostante tutto, anche se questo può sembrare strano, è ancora valida l'idea e diffusa l'idea che l'Islam sia qualcosa che viene dall'Oriente, che l'Islam ha avuto una vita storica strettissima, in strettissimo contatto anche col mondo europeo, fino dal Medioevo, scambi culturali, scambi linguistici, scambi di ogni genere, economici evidentemente. E allora si vive sempre la presenza dell'Islam come un'invasione. Ormai è da molto tempo una presenza forte in Europa, non solo lo erano già nel Medioevo, pensiamo alla Sicilia, pensiamo alla Spagna, ma lo sono soprattutto oggi, quando noi diciamo che insomma, bisogna trattare per permettere o no ai musulmani di aprire delle moschee, teniamo presente che noi stiamo rifiutando, contestando a nostri compatrioti europei e anche italiani, vi sono convertiti italiani, sono alcune migliaia di musulmani convertiti. L'Islam in Europa come forza di invasione e di conquista, che in fondo non c'è mai stata, dovrebbe almeno nell'immaginario collettivo cedere il passo a un'altra dimensione, all'Islam europeo. Esiste un Islam europeo, non sono soltanto degli isolati studiosi come Tariq Ramadan, fino a poco tempo fa quasi demonizzato, che sostengono l'esistenza di un Islam europeo. Ormai i principali e più seri studiosi sono d'accordo su questo e bisogna evidentemente comportarci di conseguenza anche a livello politico e a livello più in senso lato civico.